è finita. Decine di arresti nel corso di una operazione antidroga a Firenze, arresti anche nelle province di Brindisi, Vibo Valentia, Arezzo e Prato. Il servizio di Walter Davidi. Notte bianca per molti personaggi della Firenze Bene, passata non a ballare ma a dare spiegazioni agli agenti della squadra mobile che hanno condotto 52 perquisizioni in abitazioni e studi privati. È stato l'atto finale di una complessa indagine che ha portato alla chiusura di 4 locali pubblici e all'arresto di una trentina di persone fra carcere e domiciliari. Le indagini sono partite nel mese di novembre del 2007 proprio a seguito dei primi arresti effettuati dalla squadra mobile nei pressi di questi locali notturni. Secondo l'accusa, i gestori dei locali, 3 famose discoteche e un noto ristorante, prendevano accordi telefonici con gli spacciatori che provvedevano alle consegne addirittura all'interno degli stessi locali. Abbiamo fatto parecchi riscontri e anche filmati, abbiamo fatto anche delle riprese video di consumo che si svolgeva all'interno di alcuni locali. Ed ecco cosa succedeva nel privé di un noto locale notturno fiorentino, nelle immagini riprese dalla polizia. Un gruppo di persone è intento a ripulire il tavolo coperto da un tappeto di polverina bianca. La dimostrazione, secondo l'accusa, è che i locali rappresentavano un elemento di congiunzione fra spacciatori e consumatori di droga.